Presidente, ha ricordato che in Italia esistono leggi contro la violenza di genere. Quello che serve è mettere in grado le donne di denunciare. L'Italia è un paese virtuoso a livello di normative sulla violenza di genere, forse il paese più virtuoso a livello europeo dopo i cugini spagnoli, tanto che questa commissione sta proprio lavorando sul testo unico, quindi sulla stratificazione normativa per dare una maggiore intellegibilità. Ed ecco che torniamo al focus della sua domanda. È fondamentale che le donne denuncino, ma nel momento in cui la donna denuncia, anche l'argomento di cui abbiamo parlato oggi, il revenge porn, è fondamentale che questa denuncia sia raccolta in maniera puntuale e tempestiva proprio dagli operatori del settore e quindi sia la denuncia sia un'applicazione delle leggi veloci e puntuali. L'altro tema di oggi è quello del web, che invece ostacola spesso la ricerca del colpevole, no? Di chi poi ha messo effettivamente online un video nel caso del revenge porn. Anche lì bisogna intervenire perché è un altro fattore che determina che poi certi reati non siano puniti. Sul tema del revenge porn come del sexting, i livelli di intervento devono essere diversi, dall'educazione familiare e scolastica fino agli interventi massicci e più puntuali delle forze dell'ordine, ma soprattutto anche una nuova corresponsabilità delle piattaforme che devono permettere di individuare immediatamente chi commette questo reato vile e terribile, che è appunto quello di mettere in un grande contenitore da cui poi è anche difficile uscire delle immagini intime di una relazione, naturalmente nate all'interno di una relazione, ma che non, di cui non si poteva certo pensare questo epilogo così drammatico. È fondamentale che ci sia una corresponsabilità tra le piattaforme, tra la politica e naturalmente tra gli operatori del settore che devono avere a disposizione le risorse proprio per intercettare chi commette questo reato.